E benvenuta Giulia Bongiorno, buonasera, bentornata di martedì. Grazie. Allora, uno degli avvocati penalisti più noti d'Italia, difeso solo per fare due nomi, Giulio Andreotti e Raffaele Sollecito, ma vediamo che ora ha a che fare anche con la vicenda del Vaticano e ne parleremo, una carriera anche politica. Nel 2006 è stata eletta nelle file di AN, nel 2008 con il PDL, ma qui per presentare il suo libro Le donne corrono da sole, storie di emancipazione interrotta. Perché, eccolo qua, perché è molto attiva anche su questo campo. Ne parliamo, però oggi durante la puntata abbiamo più volte parlato del capitolo Vaticano. Lei di nuovo alle prese con l'importante fatto di cronaca perché difende Francesca Ciauchi, una delle persone accusate di essere la persona che ha fatto uscire questi documenti. Lei la conosceva già? Sì, la conoscevo perché si era rivolta a me qualche mese prima perché voleva presentare una querela e delle iniziative giudiziarie contro alcune persone che a loro volta erano entrate nel suo Twitter, quindi con una manovra diretta ad alterare i messaggini. Sì, c'erano dei tweet in cui lei... Che lei disconosceva. Disconosceva e insultava, esattamente. Diciamo, poi l'ho conosciuta quindi per ragioni professionali e poi recentemente... per questa vicenda. Lei naturalmente ci chiede di non entrare nello specifico proprio capzioso della vicenda, ma ci dice cosa l'ha convinta a difenderla? Allora, vi dico di non entrare nello specifico per un motivo. Perché questo è un processo in cui il reato sarebbe la rivelazione di segreti d'ufficio o rivelazione di documenti che sono segreti. Nello stesso momento ovviamente sono segrete le indagini, quindi io farei un reato simile alla mia assistita doppio, diciamo. E non sarebbe il massimo, solo per questo. Quello di cui è accusata la sua assistita. Quello di cui è accusata. Io quello che posso dire è questo. Per adesso la mia assistita è considerata il super corvo di questa vicenda. Ora, per corvo si intende il soggetto che un po' tradito il Papa e che ha manovrato. Io credo che una cosa che emergerà sarà che sicuramente non ha tradito e che questo ruolo è ben diverso da quello che viene prospettato. Diciamo che se ha commesso delle leggerezze sicuramente posso dire di sì. Se mi dite se invece ha manovrato o ha intascato dei quattrini o è questa grande regista o è questo corvo, direi di no. La vedo più come moscerino che come corvo. È un moscerino, però, quindi, diciamo, non possiamo escludere che i documenti siano usciti da lei. Questo è assolutamente da escludere. Io ricordo che lei è da escludere. Che lei ha respinto ogni accusa. In particolare è stata rilasciata immediatamente, non ha avuto un arresto come ho letto, è stata esclusivamente fermata e ha prestato collaborazione, laddove per collaborazione non dobbiamo pensare al collaboratore pentito di mafia che si autoaccusa. Ha detto quello che sapeva. Ha detto quello che sapeva ricostruendo il suo ruolo da persona che conosceva una serie di cose, ma diciamo forse è stata schiacciata a un'età secondo me un po' giovane rispetto... questi interessi e questo mondo in cui si è mossa. Quindi, è più probabile sia stata superficiale, dice lei. Io vedo della leggerezza, probabilmente non c'è stata consapevolezza delle conseguenze di alcune cose, ma non vedo la cospirazione, il tradimento o un ruolo attivo o questo trafugamento. Questa volta è il Vaticano il processo, eh? È tutto diverso. No? È diverso perché è un processo un po' come il vecchio codice di rito, in cui il ruolo dell'avvocato è molto limitato, ad esempio durante gli interrogatori è facoltativo che ci sia l'avvocato, si fanno un po' gli interrogatori come nel vecchio codice, nel senso che l'avvocato potrebbe scomparire del tutto e poi intervenire in una seconda fase. Ma l'accusa chi è? Il Papa? L'accusa che il Papa diciamo è la gendarmeria, la gendarmeria. E la Ciauchi, ad esempio, una delle cose che la mareggia di più è il fatto che si pensi a questo tradimento del Papa. Io allo Stato le ho consigliato di evitare di parlare, di chiarire la sua posizione, proprio perché c'è un tema appunto di segretezza. Dico anche che anche per la mia esperienza la fase delle indagini, ricordatevi tutti, che è una fase in cui l'accusa sovrasta le difese. E basta vedere come molti processi poi alla fine dopo anni ce li dimentichiamo e poi magari finiscono con le assoluzioni. Allora io dico a tutti un minimo di dubbio prima di attribuire patenti di corvi. Senta, io il...
Noi ora andiamo a parlare di un libro in cui lei parla delle difficoltà che hanno le donne a farsi largo anche nel mondo del lavoro, ma in generale in una cultura che privilegia il ruolo del maschio. Poi però, chi lo scrive questo libro? Una donna che ha difeso nei processi più importanti. Lei è stata scelta da Andreotti, è stata scelta da Sollecito, ha avuto un ruolo importantissimo in quello che è il suo mondo. Non è in contrasto questo con quello punto che scrive? Punto numero uno. C'è un grande fallimento nella mia vita, perché avere un figlio a 44 anni certamente non significa avere un successo, perché il successo è, se tu riesci a fare queste cose, è fare un figlio a 25-30 anni. Quindi cominciamo a dire che questo è un insuccesso. Diciamo anche, e lo dico a tutte le donne, ricordatevi che tutti abbiamo la percezione dell'onnipotenza, però mentre gli uomini possono fare figli fino a 70-80 anni, le donne hanno la cosiddetta coincidenza fatale, dovrebbero fare figli proprio al momento in cui sono in carriera. Dopodiché che ci siano delle persone che hanno delle occasioni e le sanno sfruttare, possono essere donne. Io ho avuto l'occasione di conoscere Andreotti, che è un personaggio straordinario, è stato un personaggio straordinario, che mi ha dato fiducia, anche se lui era, io gli dicevo sempre che sotto sotto era maschilista, cioè lui aveva un po' una concezione antica della donna. Quando gli dicevo cosa pensa delle donne in politica, lui diceva, ma devono allattare. E io gli dicevo, ma guardi, lei ha di fronte a me che io viaggio in Italia per lei. E lui diceva, è vero. Cioè, certo, c'era se una lei cercava la modernità in Andreotti, però forse era la lei sbagliavo, che, ecco, ma perché lo esaltavo troppo, forse. Perché non era quello il suo tratto. No, no, ecco, decisamente no. Decisamente no. Però vede, mentre ai tempi di Andreotti gli si perdonava, no? Questo, io quello che non lo perdono è agli uomini moderni. Ecco, questo libro, se vogliamo, è un libro che io dedico agli uomini, proprio perché a me piacerebbe che gli uomini moderni leggessero questo libro, perché le donne ci si ritroverebbero e quindi alla fin fine troverebbero le loro storie. Dice, vedi che mi dà ragione. Però io credo che la situazione sia un po' peggiorata rispetto ai tempi di Andreotti e rispetto al passato. Perché? Perché a quei tempi c'era il maschilismo, la discriminazione, ma era chiaro a tutti che c'era questo problema. Adesso si dice è tutto superato. Allora, mi faccia degli esempi. Partiamo da quell'esempio che ha fatto lei. Una donna che intende fare carriera, ma intende anche essere madre. Che può fare un uomo? Quella è l'età. Entro allora, 40... La cosa più importante che abbiamo è che non si può comprare il tempo. Gli uomini in realtà fingono di assolvere a tutti i doveri che hanno nell'ambito della famiglia facendo una cosa, accompagnando i figli a scuola. Non so se lei ha notato. No, guardi, che è una sorta... Io non solo lei accompagna... la lascio parlare, ma io mi indigno e me ne vado. No, accompagno, no, ma non solo, anche a calcetto, no, poi non a li ritirano, peraltro. Sa perché? Perché è diverso. Perché quando li ritiri poi ce li hai. Invece accompagnarli li molli. No, ma è vero, perché ho fatto anche una statistica. Non è una battuta. Non è una battuta. In realtà oggi si dice alla donna, tu sei libera di fare quello che vuoi, ma è una libertà virtuale, proprio perché incombono poi di fatto sulla donna tutti gli oneri familiari. Di fatto oggi la famosa domanda, che sembra stupida ma non lo è, dove sono finiti i miei calzini, è una domanda che l'uomo può fare alla donna. Ma lei ha mai sentito una donna chiedere all'uomo dove è finito il mio collano, il mio reggiseno? No, perché l'uomo ti risponde, ma che cosa mi rispondi? Allora, diciamo, ci sono dei contenuti nel genere. Però, partendo da questo che sembra un contenuto banale, si arriva al contenuto centrale, cioè se nell'ambito della giornata una donna può lavorare perché è libera di lavorare, ma deve occuparsi della casa, dei figli, dei soggetti deboli, degli anziani, quanto tempo resta? E allora le donne abbandonano il lavoro e diventano a volte ostaggio dell'uomo. E da qui il successivo passo. Perché a quel punto, nel senso di proprietà che diventa spesso la donna dell'uomo, nel senso che se poi ci sono delle fratture tra uomo e donna, la donna difficilmente può abbandonare la casa, e da qui a volte attenzione, perché si passa all'insulto e a volte alla violenza, e allora si va dal calzino alla violenza e qui non c'è più da sorridere. Quindi io quello che cerco di dimostrare... Lei dice, c'è una matrice culturale. Bravo. Che è insita nel paese, diciamo, perché probabilmente nell'uomo, ma anche in molte donne probabilmente, un contenuto del genere, dell'essere donna o dell'essere uomo, che stressato porta persino alla violenza. Questo è il concetto. Credo che la responsabilità sia in parte degli uomini,
ma in grande parte delle donne, perché le donne, sebbene a parole siano tutte disponibili a condividere questa mia idea, poi di fatto soccombono nella quotidianità. Così come credo che le donne non riescono ad allearsi in politica. Cioè io faccio, ad esempio, l'altro giorno, domenica, abbiamo visto Salvini con Berlusconi che pur mal sopportandosi erano sul palco. Perché? Perché vedevano un interesse comune. Difficilmente due donne lo farebbero, perché c'è una tale ansia di chiarezza, di vedere nell'altra quello che va e quello che non va, di essere sempre molto dirette. Nell'altra donna l'ostacolo invece che nel invece che l'alleanza. E questo ci rende molto deboli, molto fragili. Se le donne si alleassero, noi saremmo molto più forti degli uomini. Lei dice nel libro che per anni le donne sono state considerate addirittura troppo stupide per delinquere, minori crimini femminili, minore intelligenza. Sì, questo è statisticamente provato, perché proprio perché le donne per secoli sono state discriminate, anche con una serie di leggi, consideri che la prima donna avvocato fu cancellata dall'albo. Fu cancellata dall'albo perché si disse innanzitutto che nell'albo si potevano iscrivere avvocati e non avvocate. Perché la toga poteva creare scandalo sopra abiti femminili e perché la leggiadria della donna avrebbe potuto corrompere il giudice. Quindi questa donna che si chiamava Poè venne cancellata dall'albo. Quindi quando io le dico di secoli di legislazione, io parlo di una legislazione pesante, perché una donna studia e poi viene cancellata dall'albo. E fatti come questi ce n'è tantissimi. Quindi abbiamo una legislazione che è sempre andata in un certo senso. E che secondo me si può ribaltare soltanto con una legislazione spudoratamente a favore delle donne. Cioè la mia idea è questa, fare una serie di disparità ora. Cioè basta leggi in cui gli uomini e le donne sono trattate in maniera uguali. Dice, ma perché? È contro il merito. Perché dobbiamo recuperare una sorta, sa, di risarcimento del danno? Come si fece per i lavoratori con il diritto del lavoro, con lo statuto dei lavoratori, diciamo, un aiuto in più per ripareggiare la... Per quello che dicevamo prima, perché è un dato oggettivo che la donna ha il problema della coincidenza fatale, quindi c'è un momento di debolezza al momento della gravidanza, se fa l'avvocato le levano la scrivania. Facciamo l'esempio di una legge dispari. Le quote, io odio le quote. Secondo me le quote è quanto di più dispari possa esistere. Cioè su 10 giudici, 5 devono essere donna. Su 10 amministratori delegati, 5 devono essere donna. Deve essere donna. Su, in politica, che sarebbe importantissimo, soprattutto in politica, questo delle quote. Però le quote sono odiose. Ma anche le medicine sono odiose. La mia idea è, punto numero uno, è necessario farlo a tempo per inserire un certo numero di donne in ruoli di potere. Punto numero due, non quote rosa e basta, ma quote fucsia. Cioè una selezione di donne di valore, perché altrimenti se poi nella posizione arriva una donna che ovviamente non riesce a svolgere la sua funzione, è peggio per tutte. E anche per la funzione. E diciamo. Anche per la funzione. Però quando mi si dice le quote sono come quote panda, sono riserve, no, è che eccetera, magari resta fuori un uomo bravo. Magari resta fuori un uomo bravo e ci sta bene. Mi sta benissimo, perché noi la veniamo... guerra, diciamo. No, perché veniamo, capito, da secoli. Di questo, da troppi secoli. Senta, le chiedo due domande veloci. Una, ha detto che nel libro sostiene che il processo per l'omicidio di Meredith Kercher sia stato amandocentrico, e se Amanda Knox fosse stata donna non ci sarebbe stata un'opinione pubblica così schierata contro gli imputati. Quando entrava in aula Amanda, sì, sembrava che sfilasse. Perché? Perché in realtà tutti i riflettori andavano su di lei. È una ragazza comunque carina, che ha uno sguardo anche magnetico, però l'indomani le cronache dicevano, basta leggerle, c'è stato un sorriso tra Amanda e Raffaele, Amanda era bellissima, Amanda aveva i capelli lunghi, è una donna affascinante, e siccome il movente era sessuale, diventava la donna bella, aveva il physique du rôle, e quindi in un attimo è diventata la donna diabolica, la donna che aveva il movente. È diventato amandocentrico perché il problema era questa donna così bella, con questo sguardo magnetico, un po' l'americana, disinibita. Aveva pure all'inizio confessato. Aveva confessato e ritrattato
Aveva sicuramente nei confronti del mio assistito un notevole ascendente, perché lui era innamorato, quindi il mio venne dipinto subito come il fessacchiotto allegato. Io per difendere Raffaele dovevo difendere Amanda a quel punto, perché non avevo prove contro Raffaele se non il fidanzamento. Quindi il problema divenne amandocentrico, anche per il suo aspetto fisico. Credo che se fosse stata bruttina, quel tipo di movente sessuale non avrebbe avuto quantomeno una donna col physique du rôle. Non così dirompente. Non così dirompente. La prossima domanda gliela faccio l'altra volta, la prossima volta non abbiamo più tempo. Grazie, Giulia, buongiorno. Grazie. In bocca al lupo.